Affari Italiani incontra Claudio Sadler nella birreria Birra Moretti qui a Identità Golose, dove sono appena state presentate le specialità regionali delle birre, quindi dalla Sicilia, dal Friuli, dal Piemonte e dalla Campania, dal Lazio, ecco, quattro birre regionali con una caratteristica tipica dei profumi del territorio. Ma io voglio partire da una questione un po' più generale, anche se non banale. Improvvisamente si è scoperta la birra in cucina, oppure la cultura del cibo è arrivata a questo traguardo? C'è stato uno scambio, nel senso che la birra si è sempre usata, mai con tutta questa enfasi come ora, però si è fatto un grande lavoro di comunicazione, di culturizzazione dell'uso della birra in cucina, ma soprattutto nel ristorante, sia come utilizzo, diciamo, di ingredienti per preparare i piatti, sia come prodotto e bevanda da accompagnare anche alle pietanze. Quindi pian pianino, giorno dopo giorno, è praticamente 10 anni che ci stiamo lavorando, alla fine della situazione siamo riusciti ad avere una carta delle birre anche nei grandi ristoranti e non solo nei pub, comunque nelle pizzerie, perché comunque la birra ha cambiato il suo carattere, nel senso che si è adattata anche a un'idea di bevanda da utilizzare proprio in accompagnamento anche ai cibi più raffinati, e quindi il risultato è stato positivo. Ecco, quindi la birra sia come elemento in cucina, quindi per sfumare, per insaporire, per lavorare una materia prima, ma anche come abbinamento al piatto. Quindi esiste una scuola che abbina ai piatti anche elaborati, anche importanti, la birra e non il vino. Sì, specialmente in questo contesto, dove stiamo presentando le quattro nuove birre regionali, che sono la siciliana, quella che presentiamo oggi, poi abbiamo la toscana, poi abbiamo la piemontese e la piemontese. Ognuna dalle caratteristiche particolari, vengono utilizzate delle basi con cereali diversi, piuttosto che il riso, l'orzo e quant'altro, con dei luppoli particolari e con delle aromatizzazioni che vengono studiate appositamente per trovare un perfetto nuance con i cibi delle regioni. Quindi nella fattispecie oggi vi ha presentato la regionale siciliana, e abbiamo questi profumi agrodolci, agrumati, della zaga, della buccia dell'arancio, con un cereale particolare, che danno un'immediata sensazione di sentire il sapore della terra. Oggi Andrea Provenzani ha preparato un couscous con latte di mandorle, con eccolo Provenzani, eccolo chef che ha preparato, eccolo qua, ci vorrebbe lo stacchetto musicale, ma va bene lo stesso. Ecco, hai preparato un couscous con il pesce spada, con un couscous condito con un pesto fatto di finocchietto, limone candito salato e pistacchi, latte di mandorla, caffè e delle cipolle cotte nel marsala. E questo si abbina perfettamente alla birra Moretti siciliana, sì, che ti viene in questo momento servita. Guarda, io e lui ci conosciamo da sempre, però devo dire che Moretti ha avuto un'intuizione molto felice nell'abbinare le due cose, il prodotto pensato da Baccarini e Claudio col mio prodotto dal Couscous Festival, e per me ci sta benissimo e equilibratissimo. C'è un grande equilibrio tra l'amaro tenue e l'agrumato di questa birra, con il latte di mandorla, lo zafferano, il pistacchio, l'uvetta, che diciamo caratterizzano molto il piatto di Andrea, perché... Ecco, a proposito Claudio, una qualità di Andrea, e Andrea una cosa che hai imparato da Claudio? Uno, perché ha pochi capelli, quindi sicuramente è una persona intelligente. Poi cosa hai imparato da me non lo so, lo deve dire lui. Esatto, ma una qualità sua, Claudio? Una sua qualità, una qualità di Andrea? Una persona pacata, di grandi capacità, e poi quando cucina ovviamente si esprime nella maniera migliore, quindi
direi che questa è una grande qualità e soprattutto non è una persona che si monta la testa da benissimo. Fortunatamente io conosco Claudio, questi libri, è stato sicuramente insieme a pochi altri il panorama dei cuochi a cui mi sono ispirato, perché fortunatamente quando mi sono ispirato loro era nel senso della continuità nel lavorare in un certo modo, quindi anche la pacatezza, il fatto che ci piace ancora il lato romantico di stare in cucina, di cucinare, di fare, far star bene le persone, di avere l'ospitalità importante. Diciamo che, ecco, ispirandomi a persone serie, da tanti anni sul pezzo, ognuno con la propria attività, quindi ci mettono oltre la faccia tutto il resto, e diciamo che penso di essermi ispirato a esempi molto positivi. Grazie. A quando la carta delle birre nel ristorante o c'è già? Qualche birra c'è già. Abbiamo già. Ma perché comunque bisogna sfatare anche il fatto che all'inizio si parlava di birra e cucinare con la birra, per me era una limitazione, cioè la birra è buona essere bevuta, per me serve anche per cucinare, ma va benissimo come il vino si usa anche per cucinare, ma vuoi mettere a berlo per cucinarlo? Bene. Poi a me e allora? Mi piace molto, trovo molto corroborante e piacevole come bevanda da aperitivo, una birra fresca come questa regionale siciliana la trovo perfettamente in, diciamo, in linea con un prodotto da aperitivo. Bene, allora chiudiamo brindando con la regionale siciliana. Eccoci qua. Sì, noi. Grazie, a voi.